Bella a tutti, raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Al momento attuale la partita ancora non è finita. Mi sono preso il quaderno perché vi volevo parlare poi di una curiosità, di un dato un po' così. Intanto mi scuso, anche ce l'ho quasi sempre, però traversa della Roma. Mi scuso per le cuffiette perché sto sentendo la telecronaca con le cuffiette. E adesso la Roma sta attaccando. Stiamo al 79esimo. Bel rischio. Traversa clamorosa di Dobic. Non ho capito come si pronuncia. Vabbè, l'ex Girona. E comunque, mo, tralasciando Dybala che sposta i microfoni, devo essere sincero, a me questo Cagliari, specialmente questa partita, non mi è dispiaciuta per niente, anzi l'ho reputato e lo reputo un ottimo Cagliari. Via via via, perfetto. Perché ho visto delle cose molto buone, delle cose che mi sono piaciute e tutto sommato non riesco a reputare la prestazione insufficiente. Sono fermamente convinto che comunque, essendo la prima giornata, la Roma era anche abbastanza sulle gambe, è ancora abbastanza sulle gambe, speriamo di non portare male, anche se comunque qualche sortita offensiva, specialmente nel secondo tempo, la Roma ce l'ha avuto. Intanto Baldanzi avanti, Luperto intercetta, Augello benissimo, tiene palla e la spazza via. Sebbene comunque la Roma sia abbastanza sulle gambe, noi comunque abbiamo fatto una prestazione molto solida. Intanto cross di Zappa per nessuno in mezzo, non c'è nessuno. Invece sì, a prendere la seconda palla c'è Marin che tira! Traversa! No, piccoli cazzo! Porca troia! Porca troia! L'aveva toccata pure Svilar. Mamma mia, Marin. Fammi vedere se l'ha toccata Svilar. Mi pare di sì. Sì, l'ha toccata. Intanto mi levo le cuffiette perché è più bello se sentite anche voi la telecronaca, perché sennò pare un po' brutto. In 3 minuti di video poi non ho detto ancora assolutamente nulla. Fatemi prendere questo coso che è il poggiatelefono per raccontarvi quello che ho scritto. Contropiede della Roma. Dobic, no! Meno male. Meno male. Meno male, no, perde così era brutto, eh. Perde così era veramente brutto. Era fuori gioco, effettivamente. Sì, decisamente avanti. Vi volevo far vedere che in realtà i punti che mi sono segnato non sono tantissimi, però sono abbastanza sostanziosi. Allora, la prima cosa che mi sono scritto è: Azzi di nuovo a destra, sono perplesso. Allora, a me contro la Carrarese Azzi non aveva per niente convinto a destra. Non mi è piaciuto, l'ho visto come un elemento, non dico avulso dal gioco, però un elemento che faceva fatica a giocare bene, a concentrarsi e a rendere. E la stessa sensazione l'ho avuta anche oggi. Tant'è che secondo me lui oggi è il peggiore in campo, ribadendo che comunque la sua prestazione non riesco a definirla pienamente insufficiente, però guardando anche le prestazioni di tutti gli altri singoli, della squadra anche nel complesso, lui è quello che ha fatto molto molto peggio. E secondo me, vuoi per necessità, perché comunque Zortea si è fatto male e ovviamente Nandez non ce l'abbiamo più, devi fare di necessità virtù, però avrei preferito magari vedere un Di Pardo su quella fascia, o
oppure giocare con tre difensori centrali e mettermi Zappa su quella fascia, perché Azzi secondo me ha delle grandi lacune e giocando poi a piede invertito non riesce a rendere quanto potrebbe, non riesce a sfruttare appieno quelle sue capacità che dovrebbero essere quelle peculiari, dovrebbe avere un ottimo scatto, però se tu me lo metti a giocare sulla fascia destra e deve girarsi per poi ritornare sul piede originale per poter andare in contropiede, tu lì perdi tempi di gioco e perdendo tempi di gioco riesci a far riprendere il controllo della situazione alla Roma, che quindi si riesce a riassestare in difesa e perde totalmente il senso di quello che fai. Secondo me Azzi, ripeto, non ha giocato male, però è quello che ha fatto più errori di tutti, tra tutti. Secondo è stato De Jola, che per carità ha fatto due colpi di tacco bellissimi, se però non mi riesci ad azzeccare uno scambio tranquillo, un 1-2, proprio con Azzi tra l'altro, mi crolla tutto il castello delle carte, perché poi anche i due tacchi, per quanto possano essere stati bellissimi, per quanto uno di quelli poteva portare anche ad un gol, se tu non mi eccelli, non dico non mi eccelli, se tu non te la cavi nei fondamentali, finisce tutto. Finisce assolutamente tutto. Un'altra cosa che faccio fatica a capire, e non è una critica, però non, veramente non comprendo, del Cagliari di Nicola, è il fatto che, come ho scritto, Piccoli si trova spesso ad allargarsi sulle fasce. Questo toglie presenza fisica in area, senza contare che questo comporta cosa? Il fatto che Piccoli, ritrovandosi a giocare allargato, abbassiamo onde vita il copyright da pubblicità, si trovi lui a crossare quando dovrebbe essere lui in realtà a ricevere il cross. Avrebbe senso se questo poi porta un taglio in dentro di Augello che va ad occuparsi dell'area e Luvumbo rimane un po' dietro per cercare di andare a prendere la seconda palla, però questa non è un qualcosa che ho visto succedere, quindi non riesco a capire bene il motivo. Intanto è entrato la Padula proprio al posto di Piccoli, che secondo me ha fatto una prestazione pienamente sufficiente. Gran bella prestazione da parte di Piccoli, mi sta convincendo, mi sta convincendo tantissimo. Poi ho scritto: molto prevedibile la prima impostazione del Cagliari, palla Zappa che smissa il pallone e ruba il ruolo a Prati, che nei primi minuti risulta un pesce fuor d'acqua, limitandosi solo ad una corsa sulla zona del centrocampo. Questa cosa io l'ho capita, però non ne ho capito il fatto di abusarne, perché tutti noi sappiamo che Prati quest'anno, lo doveva essere anche lo scorso anno, dovrebbe essere il play di questa squadra, il regista, però così non è stato, perché oggi la maggior parte dei palloni è stato smistato da Zappa, da quello che in campo occupa il ruolo di difensore centrale. E per quanto non sia di per sé un male, perché di squadre che impostano con il difensore centrale ce ne sono a miliardi, questo mi va a perdere un po' di senso se tu poi in campo mischieri Prati, che effettivamente nel primo tempo si è limitato semplicemente a fare avanti e indietro o per tutta la zona centrale del campo. Intanto qui non siamo riusciti a renderci propositi, tra l'altro proprio con Zappa, che è un difensore centrale ma la dote da esterno non la può perdere. E non ho, cioè la comprendo come cosa, però non ho veramente capito il motivo per cui ha abusato di questa scelta. Probabilmente perché ha visto che comunque Cristante marcava stretto Prati e quindi non aveva molto margine di manovra, probabilmente. Però io in realtà in molte fasi della partita ho visto Prati libero, tranquillo, e mi è sembrato che in campo ricoprisse principalmente il ruolo di ricevitore dello scarico piuttosto che di impostatore del gioco. Staremo a vedere se sarà effettivamente così. Intanto la Roma in attacco, tra l'altro oggi nota particolarmente positiva a Vietesca, a me è piaciuto veramente tanto, ma a me piaceva già dallo scorso anno, anche se continuo a ripetere che tra Vietesca e Hatzidiakos mi piace di più Hatzidiakos. Poi comunque di questi due, in realtà di questi tre con Palomino, ne dovremmo parlare meglio in un video che ancora non ho fatto sull'arrivo di Palomino, perché ovviamente il suo arrivo necessita di una fisiologica assenza da parte di uno dei due. Saremo a vedere chi sarà, molto, molto più probabilmente sarà il greco. Poi
Una cosa che ho scritto proprio decore, anche se non ho poi aggiunto al seguito, scuffetto, tacci tua, mi hai fatto perdere 20 anni di vita. E poi, scuffetto, grazie, perché me l'hai fatti riacquistare, perché ho fatto due o tre parate molto molto importanti, specialmente quella su Pellegrini, che è stata veramente tanta roba eccezionale, ma di certo non veniamo a scoprire le qualità di scuffetto oggi. Tanto Dybala tiene il pallone. Scusate se provo a districarmi tra cose da dire e partita, ma non è per niente facile. Ok, terzo ultimo punto, 32esimo minuto. È il momento in cui ho scritto questa cosa. Il Cagliari tra le due è la squadra che tiene di più il pallone. Costruisce gioco mentre la Roma, sebbene qualche excursus, è un po' più sornione. Ho paura che pagheremo questo risparmio di fatiche concesso alla Roma. E tant'è che così è stato, tra l'altro. Adesso noi abbiamo sofferto abbastanza su lei, è quello che abbiamo sofferto di più. Sta uscendo adesso, è uscito pure Dobic, entrano El Shaarawy e Abraham. Già Abraham un po' di meno, però El Shaarawy è un giocatore molto rapido, molto veloce, specialmente nelle giocate sullo stretto può essere preoccupante. Quindi stiamo attenti adesso, eh. Stiamo attenti perché io di El Shaarawy non mi fido per niente. E secondo me questa cosa poi si è vista nel secondo tempo, perché nel secondo tempo noi abbiamo accusato di più il colpo, siamo stati un po' più guardinghi, siamo stati un po' più non catenacciari, ma comunque molto più difensivisti rispetto alla prima parte della partita. Ma è fisiologico, perché comunque stiamo parlando della prima partita di campionato. Ma comunque a me la prestazione non è per niente dispiaciuta. Avrei preferito magari diluire questa concentrazione di pressione sulla Roma nell'arco di tutti e 90 minuti. Però stiamo a vedere, perché intanto la Padula porta il pallone in avanti, tenta il cross deviato, sarà calcio d'angolo per noi. Mamma mia, tra l'altro veramente una partita. Il risultato inganna perlomeno per il momento, perché lo 0-0 non rende giustizia a quella che è stata, secondo me, una partita veramente molto molto bella e ricca di emozioni, c'è da dirlo. Poi io l'accuso ancora di più, perché per me è il derby, questo è il derby. Calcio d'angolo, seguiamo insieme in questo calcio d'angolo, siamo al 91esimo. De Jola di testa la spizza, non ci arriva nessuno sulla seconda palla, c'è cioè Dybala che la smista, Augello ribatte, ma Dybala riesce di nuovo. Bravo Azzi, ti sei sprecato il fallo tattico, hai fatto bene. Bravo, bravo, non l'hai fatti ripartire. Giusto, giusto così. C'era Baldanzi pronto a ripartire in contropiede. Poi ho scritto: nel secondo tempo la Roma infatti è scesa in campo molto più aggressiva e dinamica. Sì, io mi concentrerei sul dinamica, perché effettivamente ha giocato in maniera molto fluida la Roma. Sembrava un'altra squadra rispetto a quella del primo tempo, perché faceva girare il pallone in maniera molto più veloce, molto più enigmatica per noi. Intanto Paoletti. Cazzo. E l'abbiamo sofferta questa cosa, perché rispetto al primo tempo la Roma nel secondo è riuscita a crearci molte più difficoltà, che fortunatamente noi siamo comunque in qualche modo riusciti a sventare. Poi una cosa che ho notato con estremo piacere è: ho notato un notevole e tangibile miglioramento nei disimpegni, specie nella nostra difesa. In questo oggi il migliore è stato Augello. Augello molte volte si è ritrovato nella condizione di cercare di liberare il pallone, specialmente sotto pressione da parte di uno o più due o più giocatori della Roma, e l'ha fatto sempre in maniera notevole, in maniera veramente fantastica. È riuscito benissimo in questo compito. Io di questo sono veramente contento, essendo Augello uno di quelli che l'anno scorso non mi ha particolarmente convinto. Quindi se riesce a migliorare in queste cose, tanto di cappello. Questo è tutto quello che ho scritto. Adesso andiamo a finire con la partita. Io mi ritengo soddisfatto da quello che ho visto. È stato un bel Cagliari, è stata una bella partita, è stata una prestazione solida.